Andrea Arrigoni, non potevi che essere tu il miglior biancorosso di questa stagione. Non lo so, mi fa piacere sicuramente, però è anche merito di tutta la squadra, perché quando viene valorizzato un singolo è sicuramente merito di tutta la squadra, quindi è un premio che fa piacere ma che condivido con tutti gli altri ragazzi. Quest'annata a Teramo appena conclusa, dove la posizioneresti nelle tue annate e nella tua carriera, a livello anche di prestazioni e di gol? Ma è sicuramente una stagione importante, sono riuscito anche a fare, come hai detto tu, qualche gol in più rispetto al solito, quindi sono soddisfatto. È stata una stagione anche difficile per tante cose e quindi esserne uscito bene è sicuramente un valore aggiunto. Stai seguendo i playoff sempre con un po' di rammarico? Sì, quando vedo le partite così, come avevo detto nell'ultima conferenza, un po' rosichi, perché sono partite, come vediamo, sono proprio belle da giocare, sono vive, sono emozionanti, quindi sono partite che uno spera sempre di poter giocare. Pescara che riesce sempre a recuperare, però adesso a Salò servirà una vittoria, non so se hai seguito la partita. Sì, è riuscita a raddrizzarla perché era sotto 3-1, quindi si è data una bella spinta per il ritorno, perché averla pareggiata gli tiene comunque aperta la partita. Dovrà andare a vincere a Salò, ma il Pescara penso che sicuramente la capacità di vincere a Salò ce l'ha. Non ti posso non chiedere se Andrea Arrigoni ha già ricevuto qualche proposta, offerta, sondaggio da parte di qualche squadra, perché sei a scadenza di contratto con il Teramo. Sì. Guarda, io personalmente non so niente, non so se il mio procuratore ha ricevuto qualcosa, ma non lo so, penso che sia ancora presto per parlare di queste cose, però sono in attesa di capire un po' sia il futuro qua a Teramo e sia nel caso di guardarmi intorno, come logico che sia. Nel caso seguiresti Federico Guidi, se non dovesse anche lui restare a Teramo? Ma non lo so, sicuramente col mister mi sono trovato bene, poi dopo il seguirlo meno dipende da tante cose, sia da lui innanzitutto, e quindi vabbè, vedremo un po' cosa ci riserverà il futuro. Il tuo primo pensiero comunque è provare a restare qui? Ma sicuramente a me farebbe piacere, perché portare avanti un lavoro in un certo modo, io ne sarei molto contento, quindi... certo che ci spero, però in questo momento non aspetto notizie come voi, come tutti, e vediamo.